Bannano. Vai quando vuoi, inizia il video. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua con una gallina perché volevo parlare un po' di loro, visto che l'orto, come vedete, è tutto vuoto. Quindi dopo circa 10 minuti per prendere una gallina. Domanda, come si chiama la gallina? Questa non ha un nome, però vabbè. Diamolelo. Date un nome a questa simpaticissima gallina che ha richiesto tipo 10 minuti per prenderla. E allora, questa è una ovaiola. Quindi in questo video andremo a vedere un po' le razze di galline e qual è la miglior razza appunto da allevare se vogliamo delle uova fresche ogni giorno. E adesso prima la intro, ci vediamo dopo. Allora, adesso è un po' agitata. Comunque, se vogliamo appunto allevare delle galline nel nostro giardino, nel nostro spazio all'aperto, la prima cosa che andiamo a vedere è la razza che alleviamo. Quindi io ho un po' di razze diverse. Quelle che avevo di più in questi mesi sono le ovaiole, appunto perché è la razza migliore della produzione di uova. Quindi in un anno vanno a produrmi circa 300 uova, quindi si riposano un pochettino, però producono un sacco di uova. E poi ci sono un sacco di razze, quindi le galline, ci sono tantissime razze diverse. E molte di queste razze sono ornamentali, quindi come le nostre tre razze. Abbiamo tre razze, quindi sono le Amrock, tra l'altro ho fatto un TikTok, te lo lascio magari in descrizione. Poi abbiamo una femmina di Barneveld Bruno, che ho incubato io anche questa, le uova. Quindi la maggior parte di galline che ho ora le ho incubate io nell'incubatrice. Ho fatto anche dei video qualche mese fa. E poi abbiamo due moroseta, un maschio e una femmina, bianche, che tra l'altro la femmina ha covato quest'estate. Quindi se voglio una produzione di uova, la miglior gallina da allevare è appunto la ovaiola, perché va a produrmi, adesso magari la lascio perché sì, lascio, va a produrmi sulle 300 uova all'anno. E lì tra l'altro c'è il galletto moroseta, penso sia lui che ha cantato. Allora, lì abbiamo l'Amrock, vedete quella lì, vi lascio magari un'immagine qua in alto, quella lì bianca e nera sotto l'alberello è un Amrock. E poi abbiamo le moroseta, che sono di là dietro, e la Barneveld Bruno, vi lascio una foto qua sopra se riusciamo a trovarla. Queste tre razze sono razze ornamentali, quindi non sono specifiche per la produzione di uova, infatti fanno davvero poche uova, ma sono appunto per... guardate il galletto che sta iniziando a cantare le prime volte. Sono appunto razze ornamentali specifiche per la bellezza della... proprio dell'animale. La mostra, diciamo. Sì, fanno, infatti ci sono anche magari dei concorsi dove ci sono, eccole lì, lì c'è il gallo della moroseta, quello lì tutto piumoso. È scappato. E lì c'è anche la Amrock. No, quella lì invece è la Barneveld Bruno, scusa. Barneveld Bruno, che è anche lei una... Sì, lei si chiama Daffy, è una femmina e ha quasi 2 anni. Sono molto riservate come razze perché appunto vedete non si fanno avvicinare troppo. Lì abbiamo un anatroccolo, guardate che bello, un germano reale femmina, anche quello ho incubato le uova io.
E qui invece quella lì che è dietro l'anatroccolo è una ovaiola. Ovaiole ne avevamo una quindicina, le abbiamo date via quasi tutte perché dopo un po' comunque invecchiano, iniziano a fare poche uova. Comunque sì, le ovaiole sono specifiche appunto per la produzione di uova. Infatti la risposta alla domanda del quale è la miglior razza da allevare nel mio pollaio dipende dalle tue esigenze. Se ti servono uova, la miglior razza da allevare è appunto l'ovaiola, perché non è il massimo della bellezza, è una gallina standard, quindi marrone, non ha particolare bellezze, però sono comunque utili per la produzione delle uova. Non sono enormi come grandezza, poi anche nella razza delle ovaiole ci sono più razze che si dividono, quindi magari ci sono delle ovaiole un po' più grosse, delle ovaiole un po' più piccole. Però più o meno lo standard è come queste qua, sono marroni, poi alcune magari hanno la coda bianca, quelli sono standard proprio della gallina in sé. Quel gallo lì penso sia un gallo sempre della razza ovaiola. E niente, quindi andiamo a allevare delle galline che rispettano le nostre esigenze, quindi se io voglio avere un pollaio bello esteticamente vado ad allevare magari delle moroseta o delle amrock o delle barneveldner bruno o tantissime altre razze come i cemani, le veronesi, ci sono un sacco di galline diverse da poter allevare nel mio pollaio. Queste sono alcune delle tantissime razze e niente, se ti è servito il video magari lascia un mi piace qua sotto. Ci vediamo in un prossimo video sempre sulle galline, perché l'orto non c'è niente. E niente, qua abbiamo il lago, lì c'è un'altra gallina. Fatemi sapere, magari nel prossimo video vi spiego un po' o vediamo assieme quanto appunto costa allevare una gallina. Lascia un commento qua sotto, condividi il video subito perché stiamo andando verso i 1000 iscritti. Appunto, condividi il video qua sotto con la freccettina, lo condividi magari su WhatsApp, sullo stato, perché siamo appunto verso i 1000 iscritti. Andremo a visitare una cascina in funzione con appunto le mucche in funzione, tutta la produzione del latte. E niente, se nel prossimo video vuoi vedere quanto costa allevare delle galline, fammelo sapere qua nei commenti. Magari ci vediamo settimana prossima con il video su quanto costa allevare una gallina. E niente, se ti è piaciuto il video, un like qua sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Seguimi su Instagram, TikTok, il canale WhatsApp e iscriviti qua sotto al canale YouTube. Ciao! Ciao ciao!